Benvenuti a Budapest. Altri 5 minuti. Comunque noi siamo Giorgio e Martina e questa è la nostra video guida di viaggio per 4 giorni a Budapest. In cui vedremo chiaramente i classiconi, ma anche delle cose un po' particolari che, anche se avete già visitato la città, potreste non conoscere. Prima di tutto però cerchiamo di capire dove siamo, perché Budapest in realtà ha solo 150 anni. Prima infatti la città era divisa in due, c'era Buda e c'era Pest. Buda era un insediamento di origine celtica e sorgeva un po' più a nord, ma nel 200 venne spostato più a valle, su una posizione più alta e difendibile, diventando la capitale ungherese. Nel frattempo, sulla riva opposta del Danubio, in una posizione pianeggiante, si era già sviluppata Pest. Entrambe le città vennero conquistate prima dagli ottomani e poi dagli austriaci. Nell'Ottocento ci furono delle lotte per l'indipendenza e la situazione si calmò solo con la costituzione dell'impero austro-ungarico. Ma è solo decenni dopo la costruzione del Ponte delle Catene, il primo a collegare permanentemente le due sponde del Danubio, che le città di Buda e Pest divennero Budapest nel 1873. Ma noi per comodità torniamo a dividere le due parti e oggi ci dedichiamo all'esplorazione di Buda e, come avrete capito, iniziamo dal Bastione dei Pescatori. E se vi state chiedendo perché ci siamo svegliati così presto, è per venire al Bastione dei Pescatori all'alba. Questo infatti è il punto panoramico più bello, o almeno quello che ci ispirava di più facendo ricerche, e quindi volevamo venire qui all'orario migliore. Questo bastione faceva originariamente parte delle mura del castello di Buda, ma la struttura attuale è una ricostruzione di fine 800 e inizio 900, visto che la città, come abbiamo detto, è stata conquistata e distrutta più volte nel corso dei secoli. La parte sotto è aperta sempre ed è gratuita, ma se si vuole salire sui camminamenti superiori dalle 9 alle 7, bisogna comprare un biglietto. Fuori da quegli orari si potrebbe entrare liberamente e in teoria i tornelli dovrebbero essere aperti. Ora, noi non vi stiamo dicendo di scavalcare, ma la luce bella c'è adesso, quindi... Quindi potete dissolvervi e materializzarvi dall'altra parte. Provate quella tecnica, secondo me funziona. Dietro il bastione c'è la chiesa di Mattias. In realtà è la chiesa di Nostra Signora Assunta. Viene chiamata Mattias in onore del re Mattia Corvino, il più amato dei re ungheresi, che nel 400 si sposò qui due volte. Così come il bastione, anche questa chiesa venne ricostruita a fine 800. Si scelse lo stile neogotico, con affreschi che richiamano il Rinascimento e motivi geometrici pseudo-orientali, a rappresentare il periodo di dominazione ottomana, in cui la chiesa era stata trasformata in moschea. Che poi in realtà mi ricordano di più i motivi psichedelici degli anni 70. Comunque il risultato è assolutamente iconico e pensare che proprio qui fuori abbiamo sentito dire ad una guida è una chiesa come un'altra, non c'è bisogno di entrare. Comunque vi consigliamo di salire anche sull'oratorio reale per vedere una piccola collezione d'arte sacra, ma soprattutto per vedere la chiesa da un'altra prospettiva. E parlando di altre prospettive, si potrebbe prendere un biglietto per salire anche sulla torre di questa chiesa, ma noi ne abbiamo in mente un'altra. Passeggiamo nel quartiere del castello fino a raggiungere la torre di Buda del XV secolo, che è l'unico monumento medievale originale di Buda. In origine questa torre era il campanile di una chiesa che negli anni 50, in seguito ai danni subiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata abbattuta. Fortunatamente però si è deciso di salvare la torre e oggi si possono salire i 172 scalini per vedere la città dall'alto. Diciamo che per chi soffre di vertigini non è il massimo. Arrivati! Come ho fatto a superarti? Fino a qualche anno fa il carillon, composto da 24 campane, suonava ogni 15 minuti. Purtroppo le campane non suonano più perché qualche anno fa sono state colpite da un fulmine e hanno rovinato il meccanismo, ma non si trova chi è in grado di ripararlo o chi è in grado di ripararlo costa troppo, quindi per ora sono così. Ma anche se le campane non suonano, è mezzogiorno, andiamo a mangiare. Andiamo. Pranzo. Per pranzo torniamo al Bastione dei Pescatori e mangiamo in uno dei ristoranti proprio al suo interno. I piatti sono molto buoni e la vista è spettacolare. Ma non ci fermiamo troppo perché oggi abbiamo un sacco di cose da fare. È ora di vedere il castello di Buda. Da qui ci andiamo a piedi e passiamo davanti a moltissimi palazzi in costruzione.
Ci fermiamo alla funicolare Liberty che collega il Ponte delle Catene al castello. Ci sarebbe piaciuto prenderla per salire sulla collina di Buda questa mattina, ma apre solo alle 7:30. La prima versione del castello è stata costruita nel XIII secolo, quando la capitale venne spostata qui da Ubuda, ma da allora i vari palazzi sono stati distrutti e ricostruiti una decina di volte. Oggi il castello ospita diversi musei e noi cominciamo con un salto alla Galleria Nazionale, con opere d'arte ungherese dall'XI secolo ad oggi. E oltre all'arte c'è anche una bella vista se salite su fino alla cupola, quindi consigliata. E dopo l'arte passiamo alla storia. L'ingresso del Museo del Castello è quasi nascosto su un lato dell'edificio. Qui si possono vedere le antiche vestigia del palazzo, come le fondamenta e la Cappella Reale. C'è anche una mostra dedicata ai 1000 anni della storia della città, con reperti dalle epoche più antiche a quelle più recenti. Ma le cose che ci sono in questa mostra ve le abbiamo già fatte vedere nell'intro. Quindi, proseguiamo. È arrivato il momento di scendere dalla collina del castello e ancora una volta, al posto di prendere la funicolare, facciamo la strada a piedi. Questa volta però passiamo dai giardini del castello, che per qualche motivo si chiamano bazar, anche se non c'è nessun negozio. Ci siamo spostati a piedi, ma per arrivare alla prossima destinazione dobbiamo prendere dei mezzi pubblici. E se skippate questa parte e poi ci fate domande sui mezzi pubblici, su cose che abbiamo già detto, vi diamo delle informazioni sbagliate così vi perdete. La punizione, va bene. Iniziamo ovviamente da come si raggiunge il centro città dall'aeroporto. Bisogna prendere il bus 100E e basta scaricare l'app e acquistare direttamente il biglietto. Volendo ci sono anche le casse lì in aeroporto, ma l'app è più comoda. Per tutti gli altri spostamenti in città noi stiamo usando la Budapest Card, che dà diritto a usare quasi tutti i mezzi e dà anche degli sconti o degli ingressi gratuiti ad alcune delle attrazioni. L'avete già vista nelle scrittine sotto nel castello, nei musei di oggi. Ci sono varie carte che durano diversi giorni, noi abbiamo fatto la 96 ore perché siamo qua appunto 4 giorni, ma non vi consigliamo di acquistarla una volta arrivati nei centri informazione, ma di farlo prima di partire. Potete farlo dal link che vi lasciamo in descrizione, ma mi raccomando utilizzate NordVPN facendo credere al sito di essere già in Ungheria e selezionando i fiorini come valuta. Utilizzando questo piccolo stratagemma noi abbiamo risparmiato 10 euro a testa sulle carte e questo sistema può funzionare anche per hotel e aerei. Ma NordVPN non serve solo a questo. Noi lo utilizziamo soprattutto per proteggerci, sia quando viaggiamo che quando siamo a casa, perché praticamente funziona come filtro tra i vostri sistema computer, cellulare e l'internet. Quindi se ci sono persone malintenzionate non possono entrare nel vostro computer e farsi i cavoli vostri. E per farsi i cavoli vostri intendiamo rubarvi i dati bancari, carte di credito o comunque dati sensibili e personali. Tra l'altro adesso c'è anche una nuova funzione che aiuta a proteggersi dai link quelli di phishing, tipo quelli che vi mandano aiutami a recuperare l'account che l'ho perso oppure votami per questo concorso e quando cliccate vi fregano tutti i dati. Ora noi siamo particolarmente sensibili su questo topic perché appunto non vogliamo che i nostri account vengano rubati, ma appunto la sicurezza online è fondamentale. È per questo che vi lasciamo in descrizione il link per poter accedere allo sconto che NordVPN vi ha riservato tramite noi e con il quale potete avere appunto non solo uno sconto ma anche dei mesi gratuiti. Moto che passano nel frattempo perché se siamo in un giardino. Ma siamo in un giardino ancora per poco perché ringraziamo NordVPN per proteggerci su internet e per aver sponsorizzato questo video e adesso andiamo a continuare questo video. Andiamo. Ciao. Ciao. Dai che parti. Arrivo. Da qui prendiamo il tram che ci porta direttamente davanti alla prossima tappa, l'hotel Gellert, o meglio i suoi bagni, perché l'hotel in sé è chiuso. Budapest è rinomata per i suoi bagni termali e i più famosi sono sicuramente i Sei Cegni, ma da questa parte del Danubio ci sono gli affascinanti bagni Gellert, di inizio Novecento, ricchi di mosaici e decorazioni Art Nouveau. Oltre a questa grande piscina interna ce ne sono alcune all'esterno e poi di nuovo all'interno ci sono alcune vasche più piccole. Per raggiungerle bisogna passare dall'area massaggi, quindi anche se sembra un po' strano non preoccupatevi, non state sbagliando strada. E se venite in questi bagni vi consigliamo di non perderli assolutamente perché sono molto affascinanti.
Per quanto riguarda i bagni termali di Budapest abbiamo anche altri consigli pratici, ma ve ne parliamo tra poco quando visitiamo i Sei Cenni. Per ora usciamo perché subito fuori da qui c'è un posto che vogliamo vedere. E dopo i bagni volevamo farvi vedere la chiesa nella roccia, che è proprio di fronte e chiude alle 7:30, quindi perfette le tempistiche, almeno in teoria, perché noi siamo arrivati alle 7:10 e c'era già un cartello con su scritto: per oggi niente più visite, ci vediamo domani. Punto. Punto. Se vi ricordate, c'era già successo anche a Praga che qualcuno ogni tanto ha poca voglia di lavorare, chiude prima i posti, così. Tanto chi se ne frega. E vabbè. Vedremo se riusciremo a recuperarla, ma nel frattempo noi andiamo a cena. Sì, attraversiamo il Ponte della Libertà che si vede da qui, bellissimo. E ci spostiamo a Pest. Esatto, per cena andiamo a Pest. Quindi addio Buda. Addio Buda. No, ciao, andiamo Pest. A Pest. Cena siamo al ristorante Hilda, bellissimo ma soprattutto buono e con diversa scelta per il senza glutine. Io ho preso il goulash. Io invece ho preso pollo stufato alla paprika, entrambi piatti tipici che vi consigliamo di provare se venite a Budapest. Leggermentissimo piccante, è solo paprika. Buono. Si va a dormire? Marti? Dimmi, sì, sono pronta. Dove siamo? Siamo al Nobel Boutique Hotel, è un hotel centralissimo, l'abbiamo scelto perché è a pochissimi minuti a piedi, tipo 3 minuti a piedi dalla fermata Astoria della Metropolitana. Mm-hmm. E in realtà soprattutto perché ci piaceva molto l'arredamento. Sì, è davvero davvero figo, molte cose sono tra l'altro della stessa ispirazione che abbiamo preso per fare casa, quindi sì, ci è piaciuto sin da subito, dalle prime foto. Ha solo due piccolissimi lati negativi. Uno è che non ha l'ascensore, quindi se avete bagagli molto pesanti dovete anche essere forti per trasportarli su dalle scale, e è un po' rumoroso perché è sulla via principale e qui non hanno i doppi vetri, i palazzi storici, cioè hanno proprio due finestre, una dietro l'altra, ma col vetro singolo, quindi è leggermente rumoroso. Mm-hmm. A parte questo, ci piace davvero un sacco. Non sarà però l'unico hotel in cui dormiremo qui a Budapest, vedrete. E vedremo soprattutto. E vedremo, perché giustamente finché non lo vediamo non possiamo sapere. E detto questo, buonanotte. Buonanotte, a domani. Buongiorno, questa mattina ci siamo svegliati un po' più tardi e stiamo facendo anche colazione, ma non in hotel, perché vicino al nostro hotel c'è una pasticceria senza glutine, quindi siamo venuti qua. Non ho già assaggiato il dolce. Non ti ha visto nessuno. Molto buono. Pane e dolci vanno presi al self-service, mentre al bancone ordiniamo da bere. Hanno anche qualche caffè particolare, molto apprezzata questa cosa. Ma fatta colazione, cominciamo il nostro giro in città, perché oggi visiteremo le attrazioni più famose e imperdibili di Pest. Iniziando però da una chicca un po' meno conosciuta. Siamo alla biblioteca metropolitana Erwin Szabo. Può sembrare una biblioteca come un'altra, ma al quarto piano nasconde questo capolavoro neobarocco. L'edificio era infatti il palazzo signorile di Weinheim, costruito a fine 800, e queste erano le stanze di rappresentanza. Fa un certo effetto vedere tutte queste persone che consultano in silenzio libri e studiano in quelle che un tempo erano le sale da ballo e da pranzo. E ci sembra un po' stupido dirlo, ma sì, è una biblioteca in funzione, quindi rispettate anche voi il silenzio. Ma ora dobbiamo praticamente tornare indietro fino al quartiere ebraico per visitare la Sinagoga Grande, di nome e di fatto. Questa è infatti la più grande sinagoga in Europa e la seconda più grande al mondo. È stata costruita a metà 800, quando i neologi si staccarono dagli ebrei ortodossi autodefinendosi non più ebrei, ma ungheresi che seguono la religione ebraica. L'edificio è piuttosto spettacolare e si ispira soprattutto all'architettura islamica del Nord Africa e della Spagna medievale. Compresi nel biglietto d'ingresso ci sono tour in tutte le lingue che partono ogni ora da dentro la sinagoga. Basta cercare le panche segnate con la bandiera, nel nostro caso italiana. Sempre nello stesso complesso si può vedere un museo d'arte sacra e una sinagoga un po' più piccola.
Let's go. Cosa stai facendo? Stai già mangiando ancora prima di arrivare. Vergognati. Vergognati. Pensavo che non mi vedessi, era il telefono. Allora, mentre Martina stava cercando già di portarsi avanti, non è vero, va bene. Per pranzo siamo allo Street Food Caravan nel centro del quartiere ebraico. Molto molto carino come posto, scommetto che la sera lo è ancora di più con queste lanterne quando si accende tutto, però appunto siamo qui per pranzo perché comunque è un light lunch e street food c'è di tutto veramente. Io però specificatamente ho preso il goulash, tra l'altro servito nel pane come in Islanda. Spettacolo questa cosa. Ciao. È una carne speziata, non riesco bene a capire esattamente quali spezie ci siano dentro, però carne, patate, carote e cipolle forse, sì. Buona. Io invece ho preso da un altro caravan il BBQ plate, che è senza glutine anche se non garantiscono al 100% sulle contaminazioni, quindi è giusto che ve lo dica. Buono però. Pancia piena si riparte, ma non andiamo molto lontano. Qui a due passi c'è il famoso Ruin Pub Simpla Kert. Si tratta di bar che si sono piazzati in un edificio in rovina. Le varie stanze sono arredate con mobili e materiali di recupero, dando vita a questo labirinto di stanze e scalinate colorate e caotiche, dove ci si può sedere a bere qualcosa in un ambiente particolare, quasi assurdo. Casinista. Ed essendo un pub, questo posto è chiaramente molto frequentato la sera, motivo per cui noi non ci verremo, perché da quello che abbiamo capito è troppo frequente, nel senso c'è un casino e a noi non piacciono le folle. Esatto, quindi prendete atto. Usciti da Simpla Kert, andiamo verso un altro edificio imperdibile a Pest, la Basilica di Santo Stefano. Siamo arrivati, entriamo. Questa chiesa è stata costruita tra 800 e 900 ed è dedicata a Re Stefano, fatto santo perché intorno all'anno 1000 convertì l'Ungheria al cristianesimo. Per lo stesso motivo il papa dell'epoca gli donò una corona, con la quale da allora sono stati incoronati tutti i re ungheresi. Nei vari musei ce ne sono diverse copie e qui è raffigurata in mano all'Arcangelo Gabriele in cima al baldacchino. Noi abbiamo preso anche il biglietto per salire sulla cupola, che chiude più tardi rispetto alla chiesa. Perché non abbiamo preso l'ascensore? Non lo so. Non pensavo fosse così in alto, c'era l'ascensore così comodo. Non pensavo fosse in alto. Non finisce più. In realtà dopo la rampa di scale bisogna comunque prendere un ascensore. Con questo ascensore effettivamente arriviamo alla zona del lookout, ma prima di uscire di lì, qui siamo all'interno, sopra la cupola della chiesa, ma sotto la cupola esterna. Cioè tra la cupola interna e la cupola esterna c'è un sacco di spazio, ma qua è roba. La cupola arriva a toccare i 96 metri, come quella del Parlamento, a simboleggiare che religione e politica avevano la stessa importanza. La passerella invece è a 65 metri d'altezza ed è il punto panoramico più alto di Pest, almeno finora. E visto che la Golden Hour l'abbiamo fatta qui su, la Blue Hour e l'aperitivo, andiamo a farlo laggiù, lì, proprio lì. Saliamo all'ultimo piano dell'Hotel Aria per fare un aperitivo al bar panoramico Ainot. Molto bello, soprattutto quando si accendono le luci della cattedrale. E qui mi sento un po' in dovere di provare la palinca, un distillato locale che però, devo essere onesto, non fa per me. Lo diciamo in video, niente, stasera non si vlogga perché tutti i posti hanno la musica altissima. Quindi vi diciamo così che a cena siamo da Kata, un ristorante che offre piatti di cucina moderna ungherese, tutti senza glutine. I piatti sono davvero ottimi e con il dolce vi diamo anche la buonanotte. Oggi cominciamo la giornata ai Bagni Secegni. Siamo arrivati qui abbastanza presto perché in generale la maggior parte delle persone arriva dopo le 10 e volevamo evitare la folla. Questi bagni termali sono stati costruiti prima della Prima Guerra Mondiale e poi ampliati negli anni 20, diventando così i più grandi d'Europa. Gli ambienti sono eclettici, con un misto di neoclassicismo, Art Nouveau e Art Déco, per un risultato alquanto spettacolare. E per visitare questi bagni vi diamo qualche informazione utile che vale anche per i Gellert. A differenza della maggior parte delle terme italiane, dovete portare il vostro asciugamano e le vostre ciabatte. Vi consigliamo di portare anche una cuffia perché è necessaria per entrare nelle piscine da nuoto, ma altrimenti la potrete comprare in loco per pochi centesimi. Solo che sono quelle da doccia che non sono il massimo del fashion. E ora dove cambiarvi? Potete farlo negli spazi pubblici e lasciare le vostre cose negli armadietti. Ma vi consigliamo di prendere una cabina, costa davvero poco, non dovete sgomitare per cambiarvi, e poi la chiudete a chiave con le vostre cose dentro e rimane vostra finché non lasciate i bagni.
Ora, se dovessimo fare un confronto tra questi e i Gellert, non sapremmo dirvi esattamente quali ci sono piaciuti di più, ma forse non c'è bisogno di scegliere, nel senso che comunque i prezzi di ingresso sono davvero abbordabili, quindi secondo noi si possono fare almeno entrambi, se non provare altre spa qui a Budapest. C'è da dire che è vero che i prezzi sono molto bassi rispetto a quelli dell'Italia, ma rispetto a delle terme storiche in Italia in cui siamo stati, ci è sembrato che la cura dei dettagli sia veramente molto bassa. E in realtà anche la salubrità a volte sembra un po' venire a mancare. Le strutture sono comunque stupende, quindi però sono un po' hanno un fascino un po' decadente, diciamo. Esatto, così. C'è questo fascino decadente. La giornata direi che è iniziata bene, esatto. Tranquilla, rilassante, e adesso può continuare. Giriamo. Passeggiamo nel parco intorno alle terme fino ad arrivare al castello Vaida Hunyad, che oggi però è off limits visto che stanno girando un film, quindi piccolo salto temporale e... Eccoci qui! Questo castello è stato costruito nel 1896 per la mostra millenaria ed è una copia di un castello in Romania, non fedele però, perché incorpora altri edifici di diversi stili ed epoche che dovevano rappresentare i vari territori del Regno d'Ungheria. La cosa curiosa è che, visto che doveva essere una mostra temporanea, era stato costruito in legno e cartone, ma vista la sua crescente popolarità, a inizio Novecento è stato ricostruito in pietra e mattoni. Continuiamo la nostra passeggiata e ci imbattiamo nel Monumento 56, composto da pilastri di metallo che convergono, unendosi in un cuneo lucente che spacca la pavimentazione della piazza e che simboleggia gli ungheresi che si uniscono per un obiettivo comune. Qui di fronte c'è anche il nuovo museo etnografico. Non entriamo, ma saliamo sul giardino che ricopre il tetto e da qui vediamo la nostra prossima tappa, la Piazza degli Eroi. Questa piazza è dominata dal monumento del millenario, che come il castello è stato voluto nel 1896, ma in questo caso è stato completato solo negli anni 20. Sulla colonna centrale c'è di nuovo l'Arcangelo Gabriele con la corona di Santo Stefano e sotto di lui, a cavallo, i 7 capotribù mangiari, considerati fondatori dell'Ungheria. Sui colonnati invece sono rappresentati 14 personaggi importanti per la storia d'Ungheria, tra cui Re Stefano e Re Mattia Corvino. Ora però torniamo in centro e per farlo prendiamo la metro M1, che merita una menzione visto quanto è bella. Andiamo subito a pranzo a Boentania, un ristorante tradizionale ungherese 100% senza glutine. Io ho preso goulash di pollo con dumplings, che sarebbero degli gnocchi. Io invece la specialità della casa, che è una sorta di cotoletta di pollo con un sacco d'aglio. Quindi Marti, forse facciamo cambio? Comunque, è il terzo giorno che siamo a Budapest e ancora non vi abbiamo fatto vedere una delle attrazioni più imperdibili. Gli interni del Parlamento sono visitabili solo con visite guidate che durano circa 45 minuti e sono in lingue specifiche ad orari specifici, quindi consigliamo di prenotare online. E se vi state chiedendo perché dovreste visitare il Parlamento ungherese, beh, queste immagini dovrebbero bastare. I fiori e gli animali rappresentati nei fregi sono endemici del paese e per la costruzione vengono utilizzati solo materiali e lavoratori ungheresi. In diverse stanze si vedono statue rappresentanti tutte le arti e i mestieri a simboleggiare che tutti sono rappresentati in Parlamento. Qui è anche conservata la vera corona di Santo Stefano, ma non possiamo mostrarvela perché è nell'unica stanza dove per ragioni di sicurezza non si possono fare foto e video. Usciti dal Parlamento andiamo a vedere le scarpe sulle rive del Danubio, un'opera che ricorda gli ebrei uccisi e gettati nel fiume durante la Seconda Guerra Mondiale. Non eravamo sicuri se inserire questo luogo in una guida di viaggio che volevamo tenere più leggera, ma non bisogna dimenticare e quest'opera è davvero commovente. Torniamo però a toni più spensierati. Vi avevamo detto ad inizio video che avremmo cambiato hotel, quindi facciamo questo cambio e passiamo dal Noble al Grand Jules, un hotel letteralmente sul Danubio. Permesso di salire a bordo? Mi sa che è stata una pessima idea cambiare hotel. Ok, la vista è davvero, ma davvero spettacolare, soprattutto di sera. Ma gli spazi sono quelli che sono, del tipo che il bagno è la doccia. E soprattutto le macchie sulla tappezzeria mi danno una brutta sensazione di sporco. Per fortuna è solo per una notte. Speriamo però di essere più fortunati con la prossima barca, perché questa sera non solo dormiremo sul Danubio, ma ci sceniamo anche. Il punto di imbarco dovrebbe essere al molo 1, ma troviamo la barca al molo 3. Saliamo quindi sulla Grof Secegni.
Non sappiamo se sia una barca originale di inizio secolo, ma il look è proprio quello. Ed è questo il motivo per cui abbiamo scelto questa particolare crociera sul Danubio. Quando arriviamo, tutti i tavoli finestrino sono già occupati, quindi vi presentiamo Ricard, Stéphane, Fabienne e Aldo, quattro ragazzi francesi che sono parte integrante della nostra vista. La cena è a buffet e prevede tre piatti ungheresi, ma l'unico senza glutine è il goulash di pollo, che però è buonissimo. Il problema di questo buffet è però la coda che si viene a formare, che, data la nostra posizione, ci concede una vista privilegiata e ravvicinata dei sederi di tutti gli altri passeggeri. Comunque c'è anche la musica dal vivo e si può uscire sui ponti per godersi meglio il panorama. Davvero, davvero unico. C'è un problema però, nel senso che non abbiamo capito come siamo finiti qui, nella sezione di cibo ungherese con solo la musica, perché dall'altra parte dello stesso nostro piano c'è cibo non solo ungherese, ma comunque a buffet, ma con altre cose, e oltre ai musicisti ci sono anche delle danze, ed è lì che volevamo andare, quindi non abbiamo ben capito dove dovevamo prenotare, perché non ci è stato chiaro, e anche il posto qui, che non siamo vicino al finestrino, come si può chiamare la finestra, perché, boh, ragazzi, non siamo riusciti a capirlo. Allora abbiamo scoperto l'arcano, due ragazzi che ci conoscevano gliel'abbiamo chiesto, e essenzialmente vi lasciamo in descrizione il link dove è possibile selezionare non solo quale cena fare, ma anche poi il posto a finestrino. Dovrebbe essere tutto spiegato per filo per segno. Dovrebbe funzionare. Noi abbiamo sbagliato sito essenzialmente. Capita anche a noi. Comunque, buonanotte, ci vediamo domani mattina. A domani. Gli scorsi giorni abbiamo visto la maggior parte delle cose imperdibili a Budapest, ma come vi abbiamo detto, in questo viaggio abbiamo cercato di scoprire anche qualche chicca che di solito i turisti stranieri non prendono in considerazione. Che colazione minimalista. Non ho già mangiato. Bla bla bla. E iniziamo da Margit Island, visto che siamo proprio qui a due passi. Margit, devo dirlo, someone must extinguish thy flame. Devo prendere il libretto degli appunti per la lore? No, va bene così, dai, continuiamo. Margit Island è un'oasi verde in mezzo al Danubio. C'è appunto questo parco e diversi punti per fare sport, quelli li saltiamo. Sì. Ma guarda che bello, sembra di essere tornati in primavera. Ah, ottimo, facciamo una bella passeggiata. Abbiamo un punto specifico da raggiungere. Fail! Già, noi volevamo salire su questa torre qui, che è la Torre dell'Acqua, ma è chiusa, quanto pare è aperta solo da maggio a settembre. Non sappiamo se è perché stanno facendo dei lavori, quindi solo quest'anno, oppure in generale. Comunque... Niente, questo era il punto d'arrivo, doveva essere una visuale di tutta l'isola dall'alto. Vabbè, dai, abbiamo già fatto vedere la città dall'alto. Esatto. E ora? E ora torniamo in città. Infatti oggi ce la siamo presa comoda e ci siamo svegliati un po' tardi, quindi è già ora di pranzo. Pranzo che facciamo vicino al centro di Pest, in un bistro che si chiama Drumpf e che fa panini, bagel, pizze, tutte cose del genere e tutte senza glutine. La salsa è spettacolare. Tra l'altro questo bistro è vicinissimo al museo Sweets and Selfies, che non è un museo nel senso classico del termine, è più un insieme di stanze e ambienti colorati che sono ottimi set fotografici studiati per divertirsi. E di questi musei ce ne sono due, o forse è uno diviso in due. Oddio! Già vedo vedere che bella questa piscina! Dove? Ah!
abbiamo abbastanza di posti curiosi, quindi ecco un altro museo particolare, il Museo dei Flipper. È una sorta di sala giochi con flipper di diverse epoche. Questo è uno dei più vecchi, non ha neanche i rimbalzanti, è del 1936. Semplicemente si carica la palla, si lancia e deve arrivare a valere il punteggio. Per entrare si paga il biglietto, ma poi tutti i giochi sono gratis. E non ci sono solo i flipper. Mi spiace Marti, mi sa che perdiamo il volo. No! Ma ce l'hai anche a casa! Ma non funziona più la petarda! E se vi aspettavate la chiusura da un punto panoramico vi sbagliavate, perché chiudiamo il video da qui. Ci è piaciuto un sacco questo posto, ve lo consigliamo e vi consigliamo, dato che ci chiedete spesso ma è meglio Budapest o Praga, vedetevi anche il video di Praga qui di lato, così vi potete fare un'idea. E noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio. Ciao! Ciao.